gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto, ricordatevelo sempre, tifosi napoletani, bentornati. Bentornati in questo nuovo video, che dire, grandissima vittoria da parte del nostro Napoli, veramente, grande, grande, grande vittoria da parte del Napoli, 3-0 secco a Legia Varsavia, la squadra polacca, prima nel girone di Europa League. Il Napoli conquista 3 punti fondamentali per la corsa, diciamo, alla qualificazione ai 16esimi di finale di Europa League. Legia che era a 6 punti, visto che ha vinto la prima partita con lo Spartak e la seconda clamorosamente a Varsavia in casa contro il Leicester City, clamorosamente per 2-0. Il Napoli, dopo il pareggio e la clamorosa sconfitta arrivata con lo Spartak, sempre qui al Maradona, si rifà realizzando la sua prima vittoria stagionale in Europa League, 3-0 a Legia, qui al Maradona. Ora, Napoli che si trova momentaneamente a punteggio a 4 punti, agganciando il Leicester al secondo posto e a -2 da Legia. Napoli che, tutto sommato, che dire, grandissimo, straordinario, immenso, veramente, c'ha un calcio champagne, veramente, bellissima, bellissima vittoria. Abbiamo giocato veramente bene, sono molto contento veramente di questo Napoli che sta dando sempre più soddisfazioni. E ci voleva questa vittoria in Europa League, ragazzi, perché un'altra sconfitta e ci poteva, diciamo, complicare ancora la qualificazione che deve arrivare, ragazzi, perché bene, è un girone della morte, però tutto sommato, ragazzi, è stato, parliamoci chiaramente, altro che giornata, no, la partita con lo Spartak Mosca, ragazzi, è stato a causa di quell'episodio di Mario Rui, perché sono convinto, non al 100%, però una metà, che comunque se non c'era quell'episodio io credo che la partita con lo Spartak poteva finire simile a quella di ieri, insomma, 2-0, 3-0, perché poi comunque in effetti lo Spartak, se ricordiamo, ragazzi, è stata a causa nostra, no, che hanno preso fiducia, ma cioè, non è che hanno fatto granché. Il Napoli si è fatto fregare lì, perché si è fatto più che altro prendere dall'ansia, ma quella è una partita da vincere assolutamente. Che però purtroppo la sfortuna è stato che non abbiamo neanche saputo lì alla seconda giornata sfruttare la clamorosa occasione, ossia quella che il Legia aveva battuto il Leicester in casa per 2-0, e quindi il Napoli si poteva, diciamo, portare avanti, e purtroppo però non è arrivata, e pazienza, ci dobbiamo arrangiare. Il Napoli, se non perdiamo la partita, ora probabilmente era a 7 punti e sopra a Legia, primo in classifica nel giro. Però vabbè, quello che è stato, pensiamo al presente, che è la cosa più importante. Napoli quindi che vince 3-0 e ora quindi bene così, però ora il nostro obiettivo è puntare alla partita di domenica, quella con la Roma, la partita con la Roma che sa di fondamentale importanza, l'ex derby del sole, però ragazzi sarà una partita tosta, perché giustamente affronteremo una Roma che ieri ha subito un'imbarcata clamorosa, un'umiliazione clamorosa dalla squadra norvegese, ahimè sconosciuta, Bodø/Glimt, per 6-1, e quando ho visto il risultato finale ho detto io, ma cazzo, com'è possibile che una Roma, non dico proprio imbattibile, però una Roma, insomma, che comunque sembrava aver trovato una buona quadra, si faccia fregare così, insomma, da una squadra, con tutto il rispetto parlando, abbastanza mediocre, no? E sconosciuta, almeno il Legia, insomma, già è un organico un po' superiore, perché comunque, diciamo, il campionato è vero, il campionato polacco non è che di un'importanza, poi però insomma una squadra più conosciuta, e però il Napoli comunque è riuscito a batterla, ha dimostrato la sua netta superiorità, ma del resto si vede già nel primo tempo, no, Napoli dimostrò la sua superiorità. Però purtroppo il Legia, comunque dobbiamo fare gli onori, perché
sono stati comunque veramente bravi, perché poi nel primo tempo comunque sono riusciti a tenere la partita in gioco sullo 0-0, e lì, diciamo, è stato il momento in cui si poteva un po' più temere la cosa, perché quante volte il Napoli, ricordiamo una partita del genere, per esempio, la ricordo fra le tante che Gattuso ha perso, quella proprio appunto con la Z Alkmaar, che il Napoli veniva da una grandissima vittoria in campionato 4-1 contro l'Atalanta, e poi si è fatto fregare dalla Z Alkmaar, con tutto il rispetto parlando, era una squadra di quanto inferiore a noi, tant'è che poi uscì, passammo noi e il Real Sociedad l'anno scorso, i gironi di Europa League. E quindi molto probabilmente questa è un'altra partita che l'anno scorso il Napoli non avrebbe vinto. Questo c'è da dirlo, ragazzi. Alcuni magari che sono gli stimatori di Gattuso, come pure io un po' lo ero, pensano: ma Giuseppe, che ne puoi sapere? Sai, le partite, la palla è rotonda. È vero, però ne abbiamo perse troppe, ragazzi, con Gattuso, che erano vittorie talmente scontate, insomma. Cioè, le più clamorose per me sono state Verona, Spezia e Zed. La Z, ragazzi, non ha fatto un tiro in porta, ne è bastato uno nel secondo tempo, e il Napoli si è fatto fregare così. Insomma. E quindi, però, ieri quindi Leggi ha messo praticamente il pullman davanti alla porta, e comunque ci ha un po' impensierito, perché pensavamo che alla prima opportunità potevano colpirci. E fatto sta, ci stavano andando vicina poco dopo. Poco prima del gol di Insigne, quando hanno preso il palo, lì diciamo che le vere occasioni che Legge ha avuto, le più clamorose, sono state sull'errore lì di Meret, che poi vabbè era anche fuori gioco. Meret, ragazzi, che sì, è un bravo ragazzo, per carità, un bravo portiere, però ci sono delle dinamiche che fanno rendere Ospina nettamente superiore, ragazzi, perché Ospina un errore del genere non credo proprio. Anche perché Ospina da quel momento, dall'errore con Immobile, ha giocato bene, ragazzi, non si sono più verificati errori, e quindi onore a Ospina, perché poi ci ha anche salvato domenica, perché quel tiro di Sanabria molto probabilmente avrebbe preso gol, quindi ci ha veramente salvato, ci ha graziati, santo Ospina. Però vabbè, Meret ha giocato e vabbè, non ha rischiato neanche molto, perché poi alla fine il Leggia, a parte quell'azione, appunto il palo, non hanno fatto più nulla, quindi va bene così, bene così. 3-0, meno 2 dal Leggia, si riaggiusta un po' la situazione momentaneamente in classifica del girone di Europa League, e ora testa a puntare alla nona vittoria consecutiva contro la Roma di Mourinho all'Olimpico, domenica alle 18, gara di fondamentale importanza. E attenzione, 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 perché temo la Roma, ragazzi, perché la Roma sarà molto, molto, molto tosta, proprio appunto per la clamorosa sconfitta che ha subito ieri, che è stata di quanto vergognosa, clamorosa, ma soprattutto vergognosa per il calcio italiano, perché come al solito in Europa le squadre italiane non si sanno esprimere, non sanno proprio, come posso dire, non rendono, perché purtroppo, ragazzi, siamo un paese che è vero, abbiamo vinto gli europei, ma a differenza di altri paesi siamo molto 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 indietro. Ma questa è una cosa che non lo dico solo io, né non a livello calcistico, e anche in altre vicende, intendo politica o roba via dicendo. Quindi è stata una figuraccia quella della Roma. Però pensiamo al nostro Napoli, ha vinto 3-0 meritatamente, via così. Passiamo a un altro argomento, perché poi, per non farla lunga, perché poi insomma, Meret, pagelle, Meret 6, perché poi comunque non hanno fatto granché, quell'errore, vabbè, passa, fa niente. Juan Jesus 6 meno, perché mi è piaciuto più nel secondo tempo che nel primo. Di Lorenzo 6 e mezzo, bravo, bravo. Lorenzo Koulibaly 7, bravo, 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 bravo. Manolas 6, si è anche infortunato, chissà se ci sarà domenica. Rachmani non dovuto, perché è entrato praticamente nel finale. Elmas 6 e mezzo, bravo, bravo, ha recuperato molti palloni. Demme 6 e mezzo, bravo. Anchissà
6, o anch'essa come lo volete chiamare, Fabian Ruiz 6, bravo, Insigne 7, trovato un gol straordinario Lorenzo Insigne da applausi, e io chiedo scusa pubblica perché l'altra volta avevo detto che pensava solo al rinnovo, però insomma ero molto deluso del rigore sbagliato, quindi scusa. Meret 6 e mezzo, Mertens 6 e mezzo, perché comunque si è rivisto un po' il Mertens che si vedeva, Lozano 7, Politano 6, perché ha trovato un bellissimo gol, Petagna 6 perché ci ha provato, e a Osimhen do un bel 6 e mezzo perché come al solito appena entrato si è fatto vedere subito, perché poi dopo il primo gol il Legia si è distrutto il muro che si era creato nel primo tempo, hanno preso il primo gol, poi il secondo, anche il terzo, insomma. E Spalletti da un bel 7, bravo, bravo mister. Quindi ragazzi, vi saluto, buona serata, buon fine settimana, forza Napoli, e ora testa a domenica, attenzione, 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 ciao, buonanotte.